Così, la giovane 24enne Elisabetta, principessa di Boemia, scriveva a Cartesio per trovare un po' di conforto a quella depressione in cui era caduta. E il filosofo rispondeva risoluto. Non ho altro argomento per intrattenervi se non parlare dei mezzi che la filosofia ci insegna per raggiungere quella somma felicità che le anime volgari attendono dalla sorte e che non possiamo avere che da noi stessi. Bisognava che la principessa eliminasse qualsiasi desiderio, solo così avrebbe raggiunto la beatitudine. Ci sono due tipi di piaceri, gli uni appartengono solo alla mente, gli altri appartengono all'uomo, ossia alla mente in quanto è unita al corpo. E poiché quelli del corpo sono quelli meno importanti, possiamo dire in generale che senza di essi possiamo diventare felici. La giovane donna non capiva come si potesse non seguire l'esperienza e le passioni. Cartesio ribadiva che non importa annullarle completamente, è sufficiente che siano assoggettate alla ragione. Proprio quando le donne manifestavano un'esigenza precisa di conoscenza e facevano la loro apparizione sulla scena pubblica, la violenza nei loro confronti divenne ancor più radicale. Da un lato la caccia alle streghe aumentava i roghi per eliminare quel corpo così diabolico e peccaminoso. Dall'altro il pensiero razionale proclamava la loro non umanità e se stabiliva con esse rapporti epistolari e scambi filosofici lo faceva per educarle al buon costume in nome di un ascetismo scientifico che era ben poco diverso dalla castità degli uomini di chiesa. La cultura scientifica emergeva e al tempo stesso rifuggiva inorridita da una metà della specie umana. Le accademie di scienziati che proliferavano a partire dal 600 non furono altro che prosecuzioni di quei monasteri medievali in cui si predicava astinenza ed esclusione totale delle donne. Ecco cosa scriveva a proposito delle donne Sir Walter Charleston, membro della Royal Society, nel 1659. Voi siete le vere iene, che ci allettate con la bellezza della vostra pelle. E quando la follia ci ha messo la vostra portata, ci balzate addosso e ci divorate. Siete le traditrici della saggezza, l'intralcio dell'operosità, le pastoie della virtù e i pungoli che ci incitano al vizio, all'impietà e alla rovina. Siete il paradiso degli imbecilli, la peste del saggio e il grande errore della natura. E pochi sanno che il celebre Isaac Newton fuggiva le donne come la peste. Le donne potranno entrare nella Royal Society soltanto a partire dal 1945. E arriviamo alle grandi politiche degli assolutismi illuminati che tentano di incivilire il selvaggio, addomesticare lo zingaro, ma al tempo stesso nel 1782 in Svizzera l'ennesima donna strega viene bruciata. Gli schiavi delle colonie sono tenuti in catene e alle donne non viene dato il diritto di voto. La rivoluzione americana, la rivoluzione francese, compiono sì l'enorme passo in avanti nel proclamare l'uguaglianza di tutti gli uomini di fronte alla legge, ma mantengono al tempo stesso delle laceranti contraddizioni. Fino al 1815 in Italia si continua a credere nelle streghe e a perseguitarle. Nel 1816 il governatore di Siena manda ancora le donne alla ruota criminale ed è solo nel 1850 con le leggi Siccardi che l'Inquisizione verrà abolita in Italia, quando verranno aboliti i tribunali ecclesiastici. Voltaire, sarcastico, a proposito del fenomeno della stregoneria, nel suo dizionario sentenzierà: «La filosofia da sola ha guarito gli uomini da questa abominevole chimera e ha insegnato ai giudici che non è il caso di bruciare degli imbecilli. Le streghe, gli eretici, i geni, la ragione illuminista li bolla come imbecilli». Pensiamo adesso a cosa accadde alle donne quando dovettero fare i conti col secolo dei lumi, con il culto della dea ragione, con quella ragione che da filosofica diventava scientifica, poi politica e infine assoluta. E anche le donne, rivendicando per sé quella ragione, diventavano uguali a quegli uomini che col loro pensiero annullavano la loro sessualità, il loro sentire, la loro immagine.
Si viene a stabilire dunque uno strano rapporto. È come se gli uomini spingessero le donne a diventare anoressiche, annullando corpo ed emozioni. E le donne, per rivendicare un'autonomia e un'indipendenza rispetto al mondo maschile arido e astratto, divenissero complici dei loro carnefici e cominciassero pian piano a rarefare quel corpo considerato troppo ingombrante. Le donne si ribellarono, sì, ma cercarono una nuova immagine e trovarono la figura. Ma come mai, se il logos maschile ha sempre dominato le donne, l'anoressia emerge come malattia in modo così prepotente soltanto a partire dagli anni 60? E perché parte dagli Stati Uniti, per poi diffondersi nel solo mondo occidentale? Seguendo il filo di ricerca qui proposto, possiamo forse avanzare alcune ipotesi. Innanzitutto, affinché tale malattia attecchisca, occorre che ci sia una cultura sì razionale, ma al tempo stesso anche religiosa, che condanni la sessualità e il corpo. In secondo luogo, occorre una società urbana avanzata, dove i rapporti e le relazioni fra gli uomini sono vari, intensi, ravvicinati. In terzo luogo, è necessaria una certa ricchezza e opulenza, per cui i rapporti fra gli esseri umani si appiattiscono al solo piano economico-materiale e l'immagine esterna, nella sua vuotezza e astrattezza, si propone come unico modello. Infine, ma non ultimo per importanza, occorre una certa emancipazione femminile che metta in crisi il predominio maschile.